Buonasera a tutti e benvenuti a questa conferenza organizzata dal Festival Francescano. Il titolo della conferenza fa sintesi di due libri pubblicati recentemente da Nando Panoncelli dalle edizioni di Oniani di Bologna. Dare i numeri, la percezione, le percezioni sbagliate sulla realtà sociale, con un saggio di Ilvo Diamanti, e Le mutazioni del signor Rossi, gli italiani tra mito e realtà, con la prefazione di Giovanni Floris. Panoncelli è figura conosciuta sostanzialmente per la professione che svolge, chi si occupa di indagini e di sondaggi e della loro lettura e della loro interpretazione, e lui lo fa dagli anni 80 con competenza ed equilibrio, non può non essere personaggio pubblico sotto i riflettori. I risultati delle indagini vanno presentate e discusse. Panoncelli, presidente di Ipsos Italia, professore di analisi della pubblica opinione alla Cattolica di Milano, collaboratore della trasmissione televisiva di martedì condotta da Giovanni Floris sulla 7, questo lavoro di indagine, di lettura, di interpretazione lo fa molto bene. Ha grande capacità comunicativa, e di questo ci accorgeremo a breve, e soprattutto conosce i molti e diversi risvolti dei temi di cui lui tratta. Temi che hanno a che fare con i cambiamenti che avvengono, con i nuovi scenari che continuamente emergono, con la percezione che si ha delle cose e del rapporto con la realtà, e cioè con la cosa in sé, oggettivamente intesa. In tutto questo, credo che vi sia qualcosa che interessa tutti, che attira, che suscita la nostra curiosità, esattamente perché noi stessi, tutti, siamo protagonisti e soggetti di ciò su cui Panoncelli riflette. Siamo, per così dire, dentro le cose che avvengono. Noi siamo abituati a dare giudizi sulle cose, esprimiamo le nostre opinioni, a volte anche le cambiamo, e poi alla fine magari ci accorgiamo che la realtà, anch'essa nel suo continuo mutare, è diversa e non coincide con ciò che noi pensiamo. Il rapporto tra percezione e realtà, nell'indagine internazionale che viene riportata nel libro Dare i numeri, che ha coinvolto in 2 anni di lavoro prima 14 paesi, poi 33 paesi, tra cui chiaramente anche l'Italia, ha riservato questa indagine sorprese a volte eclatanti, a tal punto che ha permesso questa indagine di delineare un indice di ignoranza che classifica i paesi in relazione allo scollamento tra percezione e realtà. Ma di questo parlerà il nostro relatore. Tutto ciò investe uno dei temi e uno degli interrogativi maggiori che tutti noi sentiamo e viviamo, e cioè il tema del futuro e soprattutto della fiducia nel futuro, delle aspettative personali e del rapporto con chi ha responsabilità politiche a cui i cittadini chiedono soluzioni. Il tema del Festival Francescano di quest'anno è futuro semplice. Dall'intervento di Panoncelli capiremo che il futuro che ci aspetta sicuramente è tutt'altro che semplice. Sta a noi non tanto di semplificarlo, questo futuro, quanto piuttosto di renderlo abitabile, di renderlo vivibile, di renderlo positivo e umano. Al termine della conferenza ci sarà la possibilità di fare qualche domanda a Panoncelli e anche la possibilità di acquistare, chiaramente per chi vuole, questi due libri che ho citato, Dare i numeri e Le mutazioni del signor Rossi, nello stand che vedete è il terzo sulla vostra destra, dove appunto c'è la possibilità di acquistare il libro, magari anche con l'autografo di Nando Panoncelli, quale gentilmente dà questa disponibilità.
Grazie a voi di essere presenti, così numerosi. Ora la parola a Nando Pagnoncelli. Grazie. Grazie. Si sente? Bene. Buonasera, grazie mille, grazie per questa introduzione, grazie per l'invito agli organizzatori del Festival Francescano 2017. Sono davvero molto lieto di essere qui e soprattutto sono lieto di non mostrarvi cartelli, di non mostrarvi dati, e quindi approfittiamo anche di questa bella serata per provare a inanellare qualche riflessione sul momento che il nostro paese sta vivendo. E quindi giustamente Padre Cavio parlava della preoccupazione per il futuro, però è chiaro che la complessità non è solo nel futuro, è il momento attuale che è decisamente complesso. È decisamente complesso perché si stanno stratificando paure relativamente recenti e inquietudini di lunga data. Prevalgono sentimenti negativi, dal pessimismo alla diffidenza, alle recriminazioni, alla rabbia, spesso il livore, contro tutto e contro tutti, molto spesso. Lo vediamo rispetto a molti temi rispetto ai quali ci sentiamo impotenti. Immaginatevi la reazione che i cittadini hanno nei confronti del processo di globalizzazione, per esempio. L'Europa, che ha perso così tanta fiducia nelle valutazioni che i cittadini esprimono. Noi eravamo il paese eurofilo per eccellenza, il 90% degli italiani chiedeva di aver fiducia nell'Europa, soprattutto alla vigilia dell'ingresso nella moneta unica, oggi meno del 40%, quindi si è più che dimezzata. Eravamo gli eurofili, siamo gli euroscettici, quando non euroostili. Pensate, ci sentiamo impotenti e facciamo fatica a capire alcuni temi: cambiamento climatico, le trasformazioni del lavoro. Però questi sentimenti si manifestano anche nei confronti, diciamo, dei piccoli problemi quotidiani. Capiterà sicuramente anche a voi di incontrare persone in fila, in ospedale, nei servizi pubblici e così via, e sentire questo mugugno permanente, no? Nei confronti dei servizi erogati. Non è un problema di educazione, non è un problema di maleducazione, è un problema tante volte di rispetto dell'altra persona. Bene, dicevo, questo è un po' il clima, è un clima che in questi giorni sta facendo segnare un lieve miglioramento. Se qualcuno di voi ha consuetudine con l'indice di fiducia dei consumatori dell'Istat, avrà probabilmente letto che l'Istat ha rilevato in agosto una crescita del livello di fiducia, conseguenza del miglioramento degli indicatori economici del nostro paese. Abbiamo raggiunto il livello più alto dal gennaio ad oggi, a fine agosto, diciamo. Ed è anche lì interessante osservare quello che noi definiamo lo strabismo, no? Perché la fiducia cresce soprattutto rispetto all'idea che il paese ce la possa fare a uscire dalla crisi. Ma se voi andate a vedere l'indicatore della fiducia, che si chiama clima personale, cioè le aspettative rispetto alla situazione economica personale, ebbene questo sia in crescita ma piccolissima, è come se non si muovesse molto. Proviamo a tradurlo in un altro modo: il paese forse ce la fa, ma io non vedo i risultati positivi. E tutto questo ovviamente alimenta ulteriore incertezza, ulteriore preoccupazione. Guardate bene, le preoccupazioni poi si traducono in atteggiamenti, in comportamenti, no? Se l'idea è quella di un futuro incerto, inevitabilmente le persone saranno più guidate da comportamenti di tipo difensivo, no? E tutto questo ha un impatto, per esempio, anche solo sui consumi. Molti di noi hanno detto: ben venga la crisi se ci abitua a consumare in modo diverso. E la crisi ci ha un po' educato a consumare in modo diverso. Ciò non di meno, però, una volta adattati alla situazione di crisi, è interessante osservare che cresce la propensione al risparmio. Il risparmio non per fare acquisti impegnativi, l'auto, la casa, eccetera. Il risparmio come rifugio, come conseguenza della preoccupazione rispetto al futuro. Ebbene, il mio mestiere è quello di analizzare le opinioni, i sentimenti e le emozioni che stanno alla base degli atteggiamenti e dei comportamenti dei cittadini.
insomma, ci viene chiesto di saperne di più del signor Rossi, no? Il signor Rossi è questa figura, l'italiano medio. Chiaro che il signor Rossi non esiste. È il tentativo di dare corpo all'italiano medio, cioè all'opinione pubblica. Cos'è l'opinione pubblica? L'opinione pubblica è il giudizio, il modo di pensare collettivo della maggioranza dei cittadini. Sia chiaro, non di tutti, della maggioranza dei cittadini. Le ricerche, il mio mestiere, mettono in evidenza quelle che sono le tendenze, i comportamenti prevalenti, ci portano anche a conoscere i comportamenti minoritari. Però attenzione, non si può generalizzare o dire tutti la pensano così. Però il signor Rossi rappresenta un po' la sintesi, no, delle tendenze prevalenti. Quindi l'opinione pubblica è sempre più importante. È sempre più importante sicuramente, ma non ne parleremo, per le aziende commerciali che fanno ricerche di mercato per studiare nuovi prodotti, per studiare i gusti, le preferenze dei consumatori, per avvicinare la domanda all'offerta. E possiamo anche dire che le ricerche di mercato, che sono uno strumento del marketing aziendale, contribuiscono al benessere aziendale, perché favoriscono, come dire, contribuiscono al successo di un'azienda, no? Il lancio di un prodotto e così via. Mettiamo da parte però il tema delle ricerche di mercato, ma le opinioni e soprattutto l'opinione pubblica sono sempre più al centro dei processi decisionali delle istituzioni. Quindi hanno a che fare col rapporto tra il cittadino e le istituzioni, il cittadino e i mezzi di informazione. Perché? Perché alla base della domanda di conoscenza relativamente all'opinione dei cittadini c'è il tema del consenso. La politica si nutre di consenso, che si esprime attraverso un momento istituzionale, il voto. Ecco allora che le istituzioni a livello centrale e periferico hanno sempre più bisogno di conoscere le opinioni dei cittadini. Però attenzione, perché dietro il tema delle opinioni ci sono molti tranelli. Perché dico questo? Perché innanzitutto non è affatto detto che la maggioranza agisca in modo collettivo, anzi spesso l'opinione pubblica è la somma di tante opinioni, è una moltitudine spesso frammentata, atomizzata. L'opinione è detta pubblica perché ha una dimensione pubblica, ma anche perché riguarda temi di carattere pubblico, l'interesse generale, la res pubblica. Però attenzione, perché le opinioni non sempre e non necessariamente corrispondono alla verità, sono opinioni. E già Platone contrapponeva la conoscenza sensibile, la doxa veniva chiamata, l'opinione, alla conoscenza intellegibile, all'episteme, la scienza, l'evidenza empirica. Opinioni, doxa, episteme. Ora, avere opinioni è connaturato all'uomo. Ognuno di noi ha un'opinione o esprime un'opinione su una qualsiasi cosa. Provate a immaginare, quando vi svegliate al mattino, quando andate a letto la sera, avete sempre un'opinione. No. Abbiamo un'opinione se fa caldo, se fa freddo, se c'è silenzio, se si sente bene o meno, se condividete quello che dico o meno. E avete opinioni sul ristorante dove andate a mangiare, sulle relazioni tra le persone, sulla qualità dei servizi pubblici di cui usufruite, avete opinione su tutto. Ebbene, avere opinioni, dicevo, è connaturato all'uomo, ma misurare le opinioni è un fenomeno relativamente recente, perché avviene alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento. Noi siamo soliti dire che i sondaggi d'opinione nascono con George Gallup, personaggio importantissimo nel nostro mestiere, in concomitanza con le elezioni presidenziali americane nel 1936. Ecco, da allora in poi l'utilizzo dell'analisi demoscopica per misurare le opinioni è diventato appunto estremamente diffuso in tutti i paesi in cui ci sia un regime democratico, perché ovviamente laddove non c'è un regime democratico non c'è nessun interesse a misurare le opinioni dei cittadini. Ecco allora che le ricerche demoscopiche ci aiutano a capire le dinamiche sociali e mettono a nudo i principali cambiamenti di una società.
e si inseriscono, come dicevo prima, nella complessa relazione tra i cittadini e le istituzioni, tra i cittadini e la rappresentanza, tra i cittadini e i mezzi di comunicazione e di informazione. Da qui è nata, appunto, su invito dell'editore dei Deoniani, appunto l'idea di raccontare il nostro paese, i suoi desideri, le sue paure, i suoi comportamenti, le sue contraddizioni, a partire dalle opinioni del signor Rossi. E appunto nel libro Le mutazioni del signor Rossi affronto diversi temi che hanno un filo conduttore, che è rappresentato da quello che ritengo sia uno dei principali motivi per i quali il nostro paese è un paese fermo, è un paese incapace di cambiare, è un paese costantemente intento a rivolgere lo sguardo ad un passato mitico, considerato infinitamente meglio del presente. È proprio di questi giorni l'uscita di un libro per la Terza, di un libro postumo di Bauman, intitolato Retrotopia, cioè l'utopia del passato. Prima avevamo l'utopia del futuro, poi abbiamo vissuto una fase in cui si diceva non ci sono più utopie, adesso abbiamo la retrotopia, ci dice appunto Bauman. E allora ci sono tre aspetti, e mi scuserete per l'eccesso di sintesi, ci sono tre aspetti che emergono con grande nettezza nell'analisi di quello che possiamo definire un vero e proprio cambiamento antropologico che ha vissuto il nostro paese. Un primo elemento è l'accentuazione della dimensione individuale e il contemporaneo affievolirsi dell'identità collettiva, è il soggettivismo, è la persona al centro delle scelte. Tutto questo di per sé non deve essere vissuto in termini negativi, non dobbiamo esprimere un giudizio di valore, analizziamo e osserviamo quello che è cambiato, però di fatto il tema di fondo è che al crescere dell'importanza attribuita al soggetto si affievolisce, si indebolisce il senso di appartenenza collettiva, l'identità più generale. Il secondo aspetto che abbiamo in qualche modo riferito a questo cambiamento antropologico è la cosiddetta frammentazione identitaria. Cos'è la frammentazione identitaria? Nel mondo moderno ognuno di noi vive in ambiti diversi, in contesti talora completamente diversi, e in questi contesti diversi tende a recitare ruoli che possono essere diversi e non sempre compatibili tra loro, ma ciascuno di noi può anche non essere consapevole di queste contraddizioni. Provo a spiegarmi con qualche esempio, anzi con una figura, mi scuso con chi ha già avuto modo di sentire la descrizione di questa figura. Le ricerche fanno emergere spesso figure un po' contraddittorie, per esempio quella dell'operaio del Nord Italia che è iscritto alla FIOM, cioè al sindacato considerato più pugnace della CGIL, vota la Lega e va a messa la domenica e non avverte minimamente una dissonanza valoriale tra questi tre ambiti, anzi da ciascun ambito cerca di portare a casa il meglio, no? E allora è un'immagine non inventata, reale, che però ciascuno di voi facendo qualche esercizio può trovare nella vita di tutti i giorni, no? E tutto ciò porta a delle contraddizioni, a delle antinomie profonde nei nostri comportamenti. Nel libricino racconto qualcuno di questi esempi, ma ciascuno di voi può tranquillamente immaginare come lo stesso individuo, a seconda che vada in bicicletta, sia un pedone o vada in auto, esprime atteggiamenti che sono un po' contraddittori, no? Se ci pensate. Ecco allora che la frammentazione identitaria, che è stata messa a fuoco molto bene da un filosofo, da Remo Bodei, che parla appunto di marketing dell'identità, di io patchwork, cioè dell'individuo che ha tanti frammenti identitari che tiene assieme come, sapete, le coperte di patchwork, quelle fatte di tessuti molto diversi. E poi il terzo aspetto che qualifica appunto quello che chiamo cambiamento antropologico è questo atteggiamento di ripiegamento difensivo, di essere costantemente in difesa. E tutto ciò inevitabilmente condiziona le nostre relazioni, ci arrivo tra un secondo, però ecco, era semplicemente per sottolineare quanto la crisi abbia portato ad un'accelerazione di questo atteggiamento difensivo, perché abbiamo bisogno di sentirci protetti in un mondo che facciamo fatica a capire, in un mondo che percepiamo come minaccioso, no? E a questi tre elementi, quindi l'accentuazione della dimensione individuale e il contemporaneo affievolirsi dell'identità collettiva,
la frammentazione identitaria e il ripiegamento difensivo si aggiungono altri due aspetti su cui tornerò, uno dei quali è alla base del libro, appunto, dare i numeri. Uno, la crescita dell'importanza delle emozioni sulla razionalità, delle emozioni. Molto spesso i nostri comportamenti, noi pensiamo siano razionali, anche i nostri comportamenti di acquisto, ma sono molto più guidati dalle emozioni, no? Dall'aspetto affettivo. Pensate, c'è uno psicologo israeliano, Daniel Kahneman, che ha vinto il premio Nobel per l'economia. Perché? Perché ha messo in luce il comportamento non razionale del consumatore, no? E questa componente non razionale, che convive ovviamente con quella razionale, quindi quella affettiva, è alla base dei nostri comportamenti, delle nostre opinioni molto spesso e delle nostre scelte. E poi l'altro aspetto, appunto, lo vedremo meglio, il prevalere della percezione sulla realtà. Vi dico solo che un sintomo di quanto la percezione prevalga sulla realtà lo avrete visto probabilmente con le temperature che trovate sui giornali. Cioè, oltre alla colonnina della temperatura, che dovrebbe essere un dato oggettivo, troviamo la temperatura percepita. Ma cos'è la temperatura percepita? È l'idea che in una situazione in cui, diciamo, c'è tanta umidità, mi sembra che faccia più caldo. Però capite che vuol dire rinunciare al principio oggettivo e farsi dominare un po' di più dalle percezioni. Dicevo, tutti questi aspetti, tutti questi elementi che ho elencato, tutte queste caratteristiche del cambiamento investono tutte le dimensioni della vita quotidiana. Provo ad elencarle banalmente: il rapporto con la famiglia, con gli stili educativi. Quante volte noi pensiamo che la famiglia, giustamente, sia un'ancora di salvezza per i nostri giovani, no? Soprattutto i giovani che sono in cerca di occupazione. Pensate che oggi due giovani su tre tra i 18 e i 35 anni vivono ancora nella famiglia d'origine, no? E se escludiamo, diciamo, quelli un po' più giovani e ci fermiamo tra i 25 e i 35 anni, uno su due, 49,8%, promesso non mettere i cartelli, ma qualche numero me lo consentirete. Però è interessante che siamo al terzultimo posto in Europa, no? Per tasso di permanenza in famiglia. Allora la famiglia è una protezione, è un guscio. Però tutto ciò, alla luce dei cambiamenti di cui parlavo, fa sì che la famiglia si trasformi in una specie di monade. Cioè non è una cellula della società, non è legata alle altre famiglie o al resto della società. Perché prevale questo atteggiamento di chiusura, di difesa, se ci pensate. E questo investe gli stili educativi. Quanti di voi sono insegnanti? Quanti di voi hanno capito che cosa è cambiato nel rapporto tra scuola e famiglia, no? Negli ultimi anni, no? Il famoso patto educativo, ma esiste veramente il patto educativo? Quando molto spesso troviamo insegnanti che hanno di fronte genitori che difendono a priori i propri figli, che instillano la cultura dell'alibi, la difesa d'oltranza, no? Ecco, situazioni di questo tipo non sono forse una degenerazione di quegli elementi di cui parlavo prima, di questa centralità del soggetto? Il rapporto con gli altri, con quelli vicini, con quelli lontani, con quelli diversi, il rapporto con le istituzioni, con la politica, i sentimenti di violenta antipolitica che spesso emergono nel nostro paese, che possono avere tantissime giustificazioni, no? Ma che rappresentano un elemento di novità rispetto ai decenni precedenti. Il rapporto con la rappresentanza, il tema della disintermediazione, no? Non è solo un fenomeno politico. Democrazia diretta, ammesso e non concesso che il mondo contemporaneo si possa permettere una democrazia ateniese, un Pericle, no? Che la complessità del mondo contemporaneo ci possa, come dire, far pensare che sostanzialmente possiamo fare a meno della democrazia o della rappresentanza. Pensate che la disintermediazione o la messa in discussione della rappresentanza non riguarda soltanto il Parlamento di questo paese o la rappresentanza politica, riguarda i mondi associativi, riguarda il sindacato, riguarda tantissime, riguarda l'assemblea del condominio. Si mette in discussione chi ci rappresenta e allora facciamo da noi. E questo aspetto sta investendo anche altri elementi, la conoscenza.
a conoscenza, e mettere in discussione la competenza dell'altro, la conoscenza dell'altro, no? Rinvia quegli elementi del cambiamento antropologico a cui facevo riferimento. E poi ancora il senso civico, le leggi, le tasse. Noi continuiamo a dire il nostro è un paese che non ha senso civico. Non è vero, ha un senso civico atipico, ne parleremo se volete. Ma il senso della legalità in questo paese non è assente, ma è sui generis. È una legalità, un senso della legalità estremamente selettivo, che tocca alcuni reati ma su altri no. Non siamo così severi, anzi siamo indulgenti. Pensate per esempio ai reati ambientali o al rispetto del codice della strada o agli abusi edilizi. Poi noi il reato se è una cosa grave, se tocca la proprietà, se tocca l'incolumità delle persone, se minaccia la vita delle persone e altri reati. Quindi un senso della legalità selettivo è un senso della legalità intermittente, perché abbiamo delle ondate di indignazione che poi si spengono rapidamente anche di fronte ai grandi scandali. Avete mai visto comportamenti coerenti? Faccio un esempio molto banale, tutti noi ci siamo, come dire, sorpresi dello scandalo delle emissioni dei sistemi manomessi di verifica delle emissioni della Volkswagen, vi ricordate, no? E quindi c'era stata addirittura un'ondata, come dire, di reazione, di sdegno, no? Ma come una casa così seria, così importante, trucca i dati e arreca danno alla popolazione. Bene, dopo pochi mesi, analizzando i livelli di vendita delle auto e delle marche, si è visto che la Volkswagen aveva avuto una crescita significativa nelle vendite. Allora, capite che non siamo sempre coerenti anche nel momento in cui esprimiamo delle valutazioni critiche. E poi è sicuramente un senso della legalità asimmetrico. Cioè noi siamo molto autoindulgenti. E questo riguarda tutti, riguarda le diverse dimensioni nelle quali si dipana la nostra vita. Confesso che io copiavo a scuola, al liceo, copiavo i compiti di greco. Però se ci pensate, copiare è del tutto lecito, anzi è, come dire, antipatico, uso un termine appropriato, insomma, il compagno di classe che non passa i compiti, no? Ecco, però capite che se voi andate in altri contesti, per esempio negli Stati Uniti dove ci sono problemi di tipo diverso, però il rispetto di questa regola è introiettata nelle persone, le persone crescono con questa cosa, anzi è messo all'indice quello che copia, perché è un furbo. Da noi la furbizia è un valore, non un disvalore, capite? Cioè da noi molto spesso la legge, la regola, è una pietra d'inciampo, non è una garanzia della civile convivenza. Ecco allora che noi dobbiamo fare i conti con questi tratti identitari del nostro paese che appunto si riverberano su tutto, si riverberano nel nostro rapporto con l'ambiente, per esempio, nel nostro rapporto con la Chiesa, quanto spesso si parla di Chiesa o di religione fai da te, no? Perché? Perché di fatto si tende ad accettare o rifiutare del messaggio evangelico quello che è più o meno in sintonia con il nostro stile di vita. E allora quando, non so, dal pulpito qualcuno dice no, guardate che le tasse vanno pagate, no? Ma cosa c'entra questo col Vangelo? Perché? Perché quello è, oppure si dice no, forse bisogna guardare un po' meno la televisione o stare meno incollati al telefonino e ai videogiochi, no? Tante volte i curati dicono queste cose, no? Ora cosa c'entra questo? Non c'entra niente con quello che Gesù voleva dirci. Il rapporto con l'Europa, ne ho parlato prima, il rapporto con i mezzi di informazione, ma perfino gli aspetti estetici sono influenzati da questo cambiamento antropologico. Questo mettere al centro il soggetto, no? Ci sono, diciamo, contesti caratterizzati da una forte coesione territoriale dove c'è una grande attenzione per una sorta di armonia architettonica dei contesti. Ci sono zone nelle quali ciascuno, arricchendosi, costruisce la casa a proprio piacimento, con degli stili architettonici obbrobriosi che non c'entrano niente con le tradizioni locali di quel contesto, di quel territorio,
ma che sono perfino irrispettose dei vicini di casa. Quando uno arriva e dice sì, io metto le tende arancioni, ma tutte ce le hanno beige, perché le metti arancioni? Perché io le voglio arancioni. No, perché ci sono io. Quindi sono incurante di quello che può essere la dimensione ampia di cui parlavo prima. E allora in questo quadro, nel libro, Le mutazioni del signor Rossi, passo in rassegna diversi aspetti, dai giovani alla classe dirigente del paese, dal rapporto tra generi alla sharing economy e così via. Il ritratto di un paese, come dicevo, pieno di ambivalenze, di contraddizioni, capace di straordinari esempi positivi, individuali e collettivi. Dal volontariato alle donazioni, all'affermazione, se ci pensate, spontanea di nuovi paradigmi di consumo, più sobri, più razionali, più attenti, per esempio, ai temi ambientali. E sono tutti aspetti che coesistono con attitudini decisamente più complesse e preoccupanti. Forse il cambiamento tanto invocato, ma poco accettato dalle persone, passa attraverso un recupero dell'etica della responsabilità individuale e la definizione di un equilibrio tra la dimensione individuale e quella collettiva. E tra le responsabilità del cittadino c'è quella importantissima dell'informazione e della conoscenza, soprattutto in questa fase così tumultuosa e convulsa, nella quale, come dicevo, si stratificano paure vecchie e paure nuove. E l'antidoto alle paure, dobbiamo essere tutti consapevoli, è il discernimento, è la comprensione dei fenomeni. Al contrario, oggi prevale nettamente la percezione sulla realtà. La percezione, cioè il modo in cui io vedo la realtà, come la interpreto io, ma non è detto che sia la verità, come dicevo prima, facendo riferimento a doxa e episteme di Platone. Quel che è peggio, si accetta la cosiddetta post-verità. Cos'è la post-verità? È la tendenza a non assegnare importanza al fatto che una notizia sia veritiera o meno. Può essere anche palesemente falsa in un'epoca in cui si parla di fake news. L'importante è che questa notizia confermi il mio convincimento, il mio pregiudizio. Se avete modo di recuperare una copia del mese di marzo dell'Internazionale, settimanale che probabilmente conoscete, ecco, il servizio di copertina si intitolava La fine dei fatti. Se ci pensate, è l'idea che rifiutiamo la misurazione oggettiva dei fenomeni. Si mette in discussione la statistica, non la statistica dei sondaggi che sono basati sulle opinioni, ma le fonti statistiche ufficiali. Quando si parla dell'andamento del PIL, l'andamento dell'occupazione, delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta o relativa e così via. Ebbene, se la statistica nasce come strumento di democrazia e di condivisione di dati oggettivi e ci si ritrova come comunità accettando quei dati, interpretandoli in modo soggettivo, e questo è più che lecito, ma accettando quel dato, viviamo una stagione nella quale si mette in discussione il dato, perché il dato è qualcosa delle elite, che quindi favorisce processi di esclusione, secondo la maggioranza delle persone. E quindi questo numero che vi invitavo a leggere entra in profondità su questi elementi, sul fatto che ciascuno di noi è titolare di una propria verità ed è pronto a difendere questa verità fino in fondo, pur molto spesso non avendo le competenze per sostenere una tesi. Quando prima facevo cenno ai vaccini, no? Si mette in discussione la competenza di luminari, di ricercatori, di studiosi, che da decenni lavorano sui vaccini, che peraltro sono profondamente cambiati rispetto ai vaccini del passato. Eppure è più semplice, anche se talora una scorciatoia, dire no, rifiutiamo. No, perché? Perché ci sono gli interessi delle multinazionali, perché io devo decidere del futuro di mio figlio, perché una legge non mi può imporre il vaccino. Allora capite che nel momento in cui si entra in questa dimensione, si minano alla base, diciamo, i principi della civile convivenza. E allora da questo frequente strabismo tra percezione e realtà è nata l'idea di fare una ricerca
per misurare appunto la distanza tra queste due dimensioni. Lo abbiamo fatto in diversi paesi, l'abbiamo fatto nel 2014, è una ricerca che ha suscitato molto interesse, anche perché diciamo, sono emerse molte evidenze che hanno indotto ancora una volta l'editore a propormi di scrivere un libro su questo, un libro che ha una postfazione, un saggio molto interessante di Ilvo Diamanti, che parla del rapporto tra le percezioni e il populismo, no? Perché poi alla fine diciamo, la conseguenza in un contesto come quello che descrivo è proprio questa. E allora ribadisco e riconfermo la promessa, non ci sono i cartelli, però lasciatemi dire quattro numeri perché secondo me sono abbastanza rivelatori della distanza tra la percezione e la realtà. Nel 2014 le persone straniere presenti nel nostro paese erano poco più del 7% della totalità della popolazione. Domandando a un campione di italiani, secondo lei in percentuale quanti sono gli stranieri presenti in Italia? La risposta media, cioè la media delle 1000 risposte date, era 30%, 7%, 30%, più di 4 volte la presenza effettiva degli stranieri presenti in Italia, regolari e non regolari. Ma quanti sono i musulmani presenti in Italia? Allora, Istat e Rapporto Caritas fissano tra il 3 e 4% della popolazione residente in Italia, la percentuale appunto di musulmani, di individui di religione musulmana. Secondo gli italiani sono il 20% dei residenti in Italia, cioè uno su 5 è musulmano, no? Uno su 5 tra di noi è musulmano. Altro tema che ci preoccupa molto, giustamente ci preoccupa, il nostro è un paese che sta invecchiando, no? Un tasso di natalità che cala, ovviamente c'è un'età media, fortunatamente aumenta la durata della vita, migliorano le condizioni di vita, di salute e così via, però tutto questo, se non è accompagnato a un processo di ricambio, quindi a un tasso di natalità di un certo tipo, porta all'invecchiamento della popolazione. Domanda: quante sono secondo lei le persone in Italia di oltre 65 anni? Ora, Istat ci dice sono il 21%, cioè un italiano su 5 ha più di 65 anni. Risposta del campione degli italiani: 48%. Cioè come se uno su due di chi risiede in Italia ha più di 65 anni. Vi accenno ancora due dati, sembrava interessante appunto condividerli con voi. Quanti sono i disoccupati in Italia? Quando facemmo la rilevazione nel 2014 erano il 12%. A questa domanda gli italiani hanno risposto 49%, come se uno su due non avesse lavoro e fosse disoccupato. Ultimo dato, altrettanto preoccupante, i famosi NEET, questo acronimo tristemente famoso che sta a significare i giovani che non sono in condizioni lavorative, occupazionali, non studiano, non lavorano, non stanno seguendo corsi di formazione, è un acronimo inglese. Bene, sono il 35%, secondo gli italiani sono il 51%. Allora, io non voglio dire che non siano fenomeni rilevanti, ma se le persone hanno in testa una dimensione diversa, sicuramente molto più elevata di questi fenomeni, capite che si, come dire, acuiscono le preoccupazioni e gli allarmi sociali. Allora, in tutto questo, facendo la graduatoria, l'Italia risultava il paese, nei 14 in cui abbiamo fatto la ricerca nel 2014, con il più elevato tasso di, chiamiamolo ignoranza, cioè di distanza tra il dato oggettivo e il dato percepito. Al secondo posto gli Stati Uniti, no? Guardate che tutto si tiene, voglio dire, sono i paesi che in realtà... Allora, perché noi siamo più ignoranti di altri? Probabilmente siamo un po' più ignoranti di altri per tre motivi. Il primo è che in Italia il livello di scolarità è decisamente più basso. Tenete presente che se consideriamo la popolazione elettorale, cioè 18 anni e oltre, il 60%, quindi la maggioranza assoluta, ha raggiunto al massimo la terza media nel nostro paese. Avete letto recentemente le statistiche europee sulla percentuale di laureati nei singoli paesi, noi siamo in fondo a questa graduatoria.
Ora, non è detto che i laureati abbiano maggiore contezza dei fenomeni di cui stiamo parlando, ecco, voglio precisarlo subito. Però quantomeno il fatto di poter avere, come dire, un certo tipo di preparazione potrebbe indurre le persone a saperne di più, ad approfondire, a cercare di capire, ecco. Quindi il primo aspetto è un dato strutturale, un livello di scolarità. Il secondo aspetto ha a che fare con quella che un altro psicologo sociale americano, in questo caso si chiama Daniel Herda, ha chiamato come analfabetismo legato alle emozioni. Cioè, se c'è un fenomeno che ci preoccupa, quando veniamo interpellati su quel fenomeno, tendiamo inconsciamente a dilatarne la portata per manifestare la nostra preoccupazione. Va bene, ci sta. La disoccupazione dei nostri ragazzi, l'invecchiamento della popolazione, i flussi migratori preoccupano la popolazione, chi è interpellato tende a dare un numero, diciamo, più ampio. E il terzo aspetto, quello forse secondo me più interessante e delicato, è la cosiddetta dieta mediatica. Come si informano le persone? E questo è il tema di fondo. E allora forse vale la pena di riflettere su che cosa è cambiato anche qui negli ultimi anni, perché ci sono stati cambiamenti molto profondi. Ed è paradossale, perché si è moltiplicata l'offerta informativa. Ciascuno di noi ha veramente la possibilità di informarsi in qualsiasi momento. Le persone meno giovani si ricordano quanto fosse più povera la dieta mediatica, anche solo 20, 25, 30 anni fa. Non c'erano i telegiornali al mattino, ora ci sono reti televisive all news che fanno notizie in permanenza, 24 ore al giorno, no? Si sono moltiplicate le finestre informative, la radio ha sempre un aggiornamento delle notizie. E poi c'è internet. Internet che è veramente una straordinaria opportunità di conoscenza, no? Però tutto questo vede anche un mezzo che è in calo forte. Qual è questo mezzo? Sono i quotidiani, la stampa. Però guarda caso è anche il mezzo che consente più approfondimento, che richiede più tempo. Perché uno deve leggere, deve capire, deve confrontarci con le proprie opinioni, deve vedere sostanzialmente, entrare nel merito delle questioni. Ecco allora che la conseguenza di tutto questo qual è? Che effettivamente siamo più informati, ma la nostra è un'informazione di primo livello, molto superficiale, no? Siamo più informati, ma siamo meno dotati di senso critico e di discernimento. Questa è un po' la tesi di fondo di questo libro, che ha un titolo un po' bizzarro, il dare i numeri, che effettivamente non si un significato molto preciso nel nostro paese. E appunto, se avrete voglia, con le vostre domande approfondiremo un pochino gli aspetti legati un po' più alla dieta mediatica, cosa ha rappresentato e rappresenta internet e così via. In conclusione, il cambiamento di questo paese interpella tutti, interpella le istituzioni, interpella la classe dirigente del paese, ma interpella anche i singoli cittadini e, come dicevo, le loro responsabilità. I cittadini non sono spettatori passivi. Forse ora è tempo che il signor Rossi se ne renda conto. Grazie.